Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Gare Malate. Vediamo un po', allora partiamo, siamo in 6 giocatori, sono 50 i checkpoint. Vediamo un po' come si mette questa gara. Ovviamente io ho preso la Super Entity perché è sempre quell'auto consigliata nei vari wall ride loops. Vediamo un po', innanzitutto qui c'è una mega rampa con dei container per prendere il checkpoint che tra l'altro ho mancato, però ho subito poi rimediato. Vediamo un po', prendiamo tutti i checkpoint, sorpasso incredibile, sono in prima posizione al momento. Vediamo un po', prendiamo questo checkpoint, andiamo tutto dritto al momento. Vediamo adesso, attenzione, attenzione ragazzi, che stavolta forse ce la faccio. Vediamo un po', quello è rimasto lì, sono rimasto sopra, non mi spingere maledetto, è caduto pure, adesso mi sto riaddrizzando. Vediamo un po' se riesco di velocità, vediamo un po', preso checkpoint ragazzi, sono sempre primo in classifica, perfetto ragazzi, giriamoci velocemente. Ok, preso il checkpoint, là vedo un checkpoint sospeso in aria, è comparso anche un wall ride, pazzesco. Vediamo un po', mi sono girato malissimo, forse avevo culo di prenderlo anche, però io so già come prenderlo, dato che qui ci sono dei saltini, diciamo. Guardate la mia magia com'è ragazzi, pazzesco, che invenzione che ho. Ho preso checkpoint senza fare quel mini wall ride, sono veramente un fottuto genio. Ok ragazzi, vediamo un po', continuiamo la gara senza impicci possibilmente. Dai ragazzi, prendiamo il checkpoint, intanto vediamo i nomi dei giocatori che intanto si suicidano. Dai Entity, dai dai dai, che c'è quello lì dietro che se prende la scia mi può superare. Lì c'è una rampa, attenzione, proviamo a prenderla di tutta velocità. Infatti ragazzi, dovevo prenderla di velocità. Preso il checkpoint, un'altra rampa per scavalcare i cancelli, superati facilmente, anche se mi sono schiantato, ma nessun problema. Devo dire ragazzi che questa gara comunque è molto bella, perché mi piacciono le gare che ci sono i loops e così, e poi dopo sono scorrevoli. Sono veramente carine gare di questo genere. Ok, non è una gara di quella che ti fermi, rimani sempre bloccato, ma del tutto facevole. Ok ragazzi, prendiamo il checkpoint, vediamo quanti checkpoint rimangono, ancora due, ecco, guardo sempre quando ne manca uno ragazzi, incredibile. Ultimo checkpoint e concludo addirittura in prima posizione. Seconda gara, vediamo un po' come va a finire, se riesco a concludere anche questa seconda gara di oggi in prima posizione, almeno cercando di concludere almeno tra i primi tre posti, in modo che salgo almeno nel podio. Vediamo un po', partiamo con turbo. Oddio, attenzione ragazzi, incredibile, che roba ragazzi, tutti addosso, che bello, mamma mia ragazzi, incredibile. Non era neanche del tutto così difficile, però all'inizio uno non vede, quindi va sparato. Allora vediamo un po', partenza tragica ragazzi, cerchiamo di prendere questo fottuto checkpoint superando quella wall ride. Attenzione ragazzi, dai, perfetto, che figata, sono secondo tra l'altro, perfetto. Con quella confusione era veramente impossibile fare una cosa del genere, però ragazzi fortunatamente sono riuscito a trovare il momento giusto di cui non c'era gente che ingombrava appunto il percorso. Sono atterrato proprio sopra il primo giocatore ragazzi, incredibile, forse l'avevo rallentato un pochettino. Prendiamo il checkpoint, un altro checkpoint lì in basso, ma io ovviamente sono sfortunato perché becco l'albero che c'era di mezzo. Vediamo un po', quello mi ha risuperato di nuovo. Oddio, che è ragazzi, oh che volo che ha fatto, cioè mi è venuto addosso, ha fatto un volo della madonna, incredibile. Vediamo un po', prendiamo questa rampa, adesso mi andrò a schiantare contro uno che prende la rampa dall'alto. Vediamo un po', dai ragazzi, cerchiamo di superarlo che mancano 3 checkpoint, cerchiamo di rubargli la scia ragazzi, incredibile, buttiamolo fuori,
fuori, fuori, facciamoli di volare. Sì, ragazzi, ce l'ho fatta che c'è l'ultimo checkpoint. Dai, ragazzi, concludo in prima posizione anche questa volta, ragazzi. Pazzesco, all'ultimo. È stata una guerra fino all'ultimo sangue, dato che quello lì mi era proprio davanti. Io sono riuscito a superarlo. Se appunto andiamo a vedere gli altri giocatori, sono sempre lì dove c'è il wild ride. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. E da Urcuverde è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!